Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Mi vedrete un po' scombussolato, anche perché sono le 7:10 e quest'oggi andiamo a fare la seconda pescata nella mia vita in fiume. Mi è partita questa passione, ho voglia di portarla avanti, ho sbagliato a fare determinati acquisti e adesso sono con un ragazzo che mi farà da tra virgolette coach per capire come lanciare meglio in fiume, come muoversi al meglio nel fiume, come fare determinate cose, eccetera, eccetera. Mi dà una mano anche sull'attrezzatura, perché ogni pesca è a sé, fiume, lago, eccetera, eccetera. C'è spinning, mosca, fondo, un botto di roba. Quindi, oggi magari vedrete qualche immagine, proprio così molto molto velocemente. Vedrete quindi il fiume, vedrete se faremo delle catture e tanto tanto altro. Ecco ragazzotti, siamo praticamente in macchina. Ho fatto un bel pranzo abbondante, dato che oggi abbiamo speso un botto di calorie. Praticamente abbiamo fatto circa 12 km all'interno del bosco, del fiume, riva, eccetera eccetera. Quindi ci siamo fatti una bella camminata in mezzo agli arbusti, eccetera eccetera. Quindi nelle prossime settimane troverete altri video del genere. Praticamente purtroppo non ho pescato io. Vi metto qua il video della pescata che ha fatto questo ragazzo. Altre pescate, mi sono trovato bene, mi ha spiegato qualche cosa perché comunque era un neofita. Fino all'altro giorno avevo acquistato una canna da pesca sbagliata, da mare, da fondo, invece devo prenderla da spinning, da fiume, quindi corta, leggera, eccetera eccetera, da poter lanciare più volte. Quindi diciamo che affrontando il fiume con una canna da pesca lunga 3,50 m diventa un po' troppo difficile, anzi quasi impossibile. Oggi abbiamo visto qualche pesce, ma nessuna mangiata importante. Però comunque, appena buttata la pesca, la canna da pesca, alle 7:30 di mattina ha pescato. Io poco prima avevo lanciato, mi si era incagliata nella roccia, ha provato a lanciare lui, track, l'ha pescata. Quindi poteva capitare a me? Molto probabilmente sì, però sono stato sfigato. Quindi
Mi raccomando, per questo video è tutto. Se volete altri video del genere, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi e lasciate un commento qua sotto se vi è piaciuto il video. Non ho potuto registrare molto, anche perché comunque eravamo sempre, diciamo, negli arbusti, eccetera, quindi dovevamo stare attenti dove mettere le cose. Poi avevamo pure la, come si dice, la canna da pesca da tenere, quindi avevamo un po' di cose da tenere d'occhio. Quindi, prossima volta mi attrezzerò meglio.